questi limoneti non si possono dire limoneti ma giardini, perché sono curati come i giardini di casa. Tutto è rimasto invariato, senza nessun cambiamento, nessun aiuto meccanico, perché tutto è rimasto veramente artigianale, dalla raccolta al trasporto e al metodo di coltivazione. Il periodo di raccolta va dal 1 febbraio al 31 ottobre. Naturalmente tutto questo può avere delle variazioni, perché parliamo di un prodotto che si coltiva in campo aperto. Ma tu sai che, a parte l'esposizione, a me interessa il prodotto sia bellissimo, perché allora, io per fare i canditi ho bisogno della buccia bianca, che sia bella, spessa e pulita. La versata di limone qual è? O diciamo un nemico dei limoni, secondo voi qual è? Il vento. È il vento. Il vento è la grande. Okay. Certo che la coltivazione arborea, senza copertura, senza piegatura, qua non è possibile fare. Perché non è possibile? Senta, forse la potatura, la piegatura d'ombrello, in modo che viene un attimo difesa da questa avversità atmosferica. Giusto, signori? Purtroppo così è qua. Perché qua ci battono tutti i venti. I levanti, i ponenti. Eh beh, quanti anni hai come bambino? Quanti anni ci avete adesso, signori? Quanti anni ci avete adesso, signori? 86. Io sono Maddalena Conforti, una produttrice di limoni Costa d'Amalfi, nella zona di Maiori, una zona bellissima. Questo è uno dei posti meravigliosi della Costa d'Amalfi. Come vedete siamo a ridosso di un paese che si chiama Maiori, siamo in collina a circa 500 metri dal mare. E proprio in posti come questi, meravigliosi della natura in Costa d'Amalfi, io compro i limoni. I limoni che mi vengono raccolti nel momento giusto della maturazione, vengono portati poi presso i magazzini a Minori e poi da lì salgono a Tramonti nel mio laboratorio, dove creiamo le nostre creme per appunto aromatizzare tutti i dolci al limone. Quantità circa 200 quintali all'anno e sono in più o meno le quantità che compro per l'utilizzo dei limoni nei miei dolci. Buongiorno ragazzi! Ciao! Come va? Tutto bene qua? Che bei limoni! Piacere signora! Lei è la proprietaria qua! Quanti avete raccolti? 5 ceste. Buonissimi! Qui facciamo tutti i dolci al limone canditi, con questi i canditi per i panettoni. Certo. Okay. Il limone prodotto in Costiera Amalfitana è circa 1.700.000 kg. Noi come azienda abbiamo il 90% di produttori che conferiscono noi prodotti come la signorina qua, Conforti, e ne commercializziamo circa 1 milione di chilogrammi. Costa d'Amalfi GP. I nostri limoni, oltre a consegnarli a Salvatore, che cerca una materia prima di eccellenza, una percentuale va in Europa, mentre la maggioranza dei limoni viene consegnati qua in Italia, proprio perché parliamo di un prodotto
senza trattamenti post raccolta, quindi di un prodotto naturale che in effetti la buccia è la parte migliore del limone, è ricca di aroma e di profumo. L'olio essenziale lo utilizziamo in tutta la gastronomia qui in Costa d'Amalfi, ma in Italia ormai tutti hanno imparato che per fare un buon risotto al limone, una scaloppina, un dolce, qualsiasi cosa, un sorbetto, bisogna utilizzare un prodotto non trattato, il limone Costa d'Amalfi IGP. Oltre al dolce di Amalfi, i profiterole, le marmellate, dei 280 prodotti che realizza all'interno del mio laboratorio di Tramonti, sono più di 100 quelli che utilizzano il limone Costa d'Amalfi, sotto forma di creme, canditi, glasse, infusi e rosoli. La mia collezione viene seguita ogni giorno per tutto l'anno. Fiori all'occhiello delle monoporzioni, la delizia al limone, forse la più famosa delle mie creazioni. Questa è la mia delizia limone, un dolce ormai diventato simbolo della mia terra e della Campania. È un pan di Spagna leggero, farcito con una crema preparata con il succo dei limoni di Amalfi, invece quella esterna è realizzata con un infuso di bucce di limone. Sono nato in costiera. Fin da bambino ho respirato il profumo dei limoni. Con il limone ho realizzato il primo dolce firmato Sal de Riso. Potremmo dire che questi frutti e i paesaggi che mi circondano sono stati i miei primi maestri, la fonte di ispirazione dei miei capolavori di dolcezza.